hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eye. Ci troviamo in compagnia di, presentatevi, Andrea Loreti, Daniele Salvato, rispettivamente sceneggiatore e attore di Soggetto Zero. Soggetto Zero. Allora, come è nato questo progetto, come siete venuti a conoscenza di questo progetto e come è venuto in mente di collaborare insieme per questo porto? Vabbè, allora diciamo che Soggetto Zero è un racconto che è stato scritto 3 anni fa circa, pubblicato su una rivista di horror, Altri Sogni, che cito, e praticamente è una storia che parla di, come non so se si può spoilerare, ma praticamente parla di come nasce il primo zombie, se vogliamo dire, il primo infetto di una lunga serie, quindi all'anteprima di quello che poi si vede nei film classici di zombie apocalisse. E quindi vado a vedere un po' chi è il primo uomo e perché diventa uno zombie. Quindi era un racconto e poi Enrico ci ha fatto la sceneggiatura. Quindi nel ruolo di sceneggiatore, sì. Il racconto. Io sono praticamente co-sceneggiatore con Enrico, ma in realtà era un racconto molto più breve rispetto alla lunghezza del cortometraggio. Io ho ricordi un po' offuscati, però nel senso mi ricordo che qualche anno fa Daniele mi fece leggere il racconto di Soggetto Zero, mi piacque molto, e c'era già a suo tempo l'idea di voler realizzare un cortometraggio basato sul racconto di Daniele. Poi per non ricordo quali vicissitudini la cosa non andò in porto, fino a quando mi chiamò Daniele e mi disse: guarda, si fa Soggetto Zero e ti vorremmo come protagonista, diciamo. Io ho preso subito la palla al balzo, perché comunque recitare specie in un horror è una cosa che mi è sempre piaciuta, e ho detto: dai, su, facciamo questo Soggetto Zero. Come si dice a Livorno, non so se si possano dire parole un po' spinte all'intervista. Siamo in televisione, siamo su YouTube. Quindi, cazzo duro, palla in mano e si parte col progetto. Va benissimo. Ma quindi vi conoscevate come? Per l'università, per amicizie? Siamo per progetti cinematografici, cortometraggi, già da un po' di anni, 3 o 4 anni. Anche 5, vai. Anche 5 anni, e praticamente si è sempre cercato di fare qualcosa insieme, perché secondo me è un grande attore. Io non mi esprimo. Come è stato lavorare per questo progetto alla fine dei conti, una volta che ci siete stati dentro? Come è stato starci dentro? È stato tutto divertente, e poi c'è stata anche una certa dose di professionalità, quindi c'era anche Enrico, che è un regista secondo me che è molto adatto a questi tipi di cortometraggi, e poi professionalità anche da parte degli attori, nonostante alcuni siano alle prime esperienze, quindi divertente e interessante per il futuro. È stato molto divertente, molto, molto ganzo stare nel set anche a giornate intere, perché si iniziava la mattina, diciamo, verso le 9 e si finiva la sera verso le 8. Comunque non c'è, sono stati dei momenti di tregua tra virgolette, ma comunque siamo andati dritto per 3 giorni filati a girare e concludere questa grande esperienza che è stata Soggetto Zero. Già, dov'è che avete girato? Abbiamo girato in un appartamento della nonna del buon Fernandez a Livorno, in questo appartamento, grande appartamento, che ci ha concesso anche delle buone riprese, e in uno scantinato fuori Livorno, periferia, che grazie al buon Michael Keys, che è attore co-protagonista, grande Michael, salutiamo Michael, che non può essere qua con noi, ci ha trovato questo scantinato abbastanza inquietante dove abbiamo fatto le riprese esterne, tra virgolette, di Soggetto Zero. Domande un po' più separate stavolta: come ti è nata la passione della sceneggiatura, come ti è nata la passione della recitazione? Parte uno, parte l'altro, parte voi. La sceneggiatura è nata a seguito della mia passione principale, che è la scrittura.
poi siccome mi piace fare i cortometraggi e comunque il cinema, mi sono informato di più sulla sceneggiatura, che è molto più difficile di quello che si possa pensare, e poi lo so, quindi, e da lì poi ho cominciato a scriverne parecchi e spero domani di farne vedere delle altre se ci trova qualcuno che ce le produce. Io molto per gioco è nata la cosa, la passione per il cinema ce l'ho sempre avuta, sin da bambino mi è sempre piaciuto guardare film, comunque immaginarmi in un contesto cinematografico di recitazione, però per un fattore caratteriale, che da piccolo ero molto chiuso, molto riservato, non ho mai deciso di fare il grande passo. Alle superiori invece, per andare dietro a una ragazza che si era iscritta al corso di teatro, sono bellissime queste storie, dai, stiamo registrando, per andare dietro a una ragazza al corso di teatro ho detto sai cosa, ma ci vado anch'io al corso di teatro, male che vada, come si dice, prendo una musata, cioè non concludo niente. E invece ho scoperto che la recitazione è molto divertente e il fattore conquista è andato subitaneamente in secondo piano e ho proseguito questa grande passione che dura ancora oggi. Poi è stato un corso di teatro che poi si è evoluto in cortometraggi tra amici, corsi di cinema, esperienze sui set, anche ora sto cercando di riaprire e di rilanciare un canale YouTube che avevo interrotto qualche anno fa, con cortometraggi, cioè la voglia di mettersi comunque in gioco, di non necessariamente apparire ma condividere qualcosa di intrattenimento, di divertente, anche a distanza di anni, insomma. Allora, cos'altro posso chiedervi? Obiettivi per il futuro? Non so, volete portare qualcosa insieme? Volete? No, all'attivo abbiamo adesso... Abbiamo una serie web che sta andando già su internet. È molto interessante, ma probabilmente Uninfonews lo sa bene perché ci ha già intervistato parecchie volte. Comunque Livore è una serie web nata tramite il rapporto di Livorno Artistica che unisce tutti i ragazzi creativi di Livorno e siamo già alla seconda stagione e sta andando abbastanza bene, di cui c'è anche Andrea, uno dei protagonisti. E quindi da lì in poi speriamo di continuare quanti progetti anche più corposi. Adesso c'è, come ha detto Daniele, c'è questa collaborazione per Livore, poi ci sono anche progetti abbastanza impegnativi che spero possano vedere la luce abbastanza subitaneamente presto, però non dico niente per scaramanzia. E poi per me c'è il progetto di rilanciare il mio canale YouTube con un sacco, io ho questo grosso difetto che ho un branco di idee ma ho difficoltà a realizzarle, a metterle proprio in ciccia, quindi adesso ci sarà nel mio palazzo mentale una grossa scrematura di idee per arrivare a quella giusta da poter mettere in pratica e realizzarla, diciamo. Comunque, cioè, sostanzialmente di proseguire questa passione per la recitazione, sperando che un domani possa diventare qualcosa di più. È stato molto molto interessante, speriamo che l'audio sia all'altezza.